Ciao, sono Maxim. Ciao, sono Daniel. E oggi saremo qui a intervistare Fabio Gedda a Librarie 2017. Quindi, Berlin è ambientato negli anni 70, non al giorno d'oggi. Forse perché i giovani d'oggi non sarebbero pronti a un mondo senza adulti? Io non credo che i giovani d'oggi non sarebbero pronti a un mondo senza adulti, credo che la loro reazione sarebbe molto diversa, nel senso che le tecnologie degli anni 70 permettono proprio di ritornare quasi come fossimo nel Medioevo, no? Mentre invece oggi, se i ragazzi si dovessero trovare in quella situazione, avrebbero qualche aiuto in più. Pensiamo soltanto all'elettricità, no? Oggi sarebbe possibile per qualcuno di voi un pochino più smanettone e tecnico recuperare, che ne so, dei piccoli pannelli solari, avere l'elettricità, che è una cosa che invece dei ragazzini nel 78 non potevano fare. Quindi nel 78 la mancanza degli adulti ricreava davvero, no, una vita quasi medievale, e questo mi interessava molto. Da cosa le è venuta l'ispirazione per l'ambientazione di Berlino? Allora, l'ispirazione, guarda, andando in giro per le scuole a parlare con ragazzi come voi, di libri, quando io chiedevo che libri amava leggere, chi leggeva, molto spesso mi venivano citate queste saghe, no? Un po' distopiche adesso, o fantasy. E il 90% degli autori di questi libri, mi sono accorto, erano americani. E allora, forse giusto Harry Potter, no? Che è inglese, però comunque è sempre in lingua inglese. Oppure in Italia l'unica che veniva citata era Alicia Troisi, Le cronache del mondo emerso. Per il resto erano tutti autori americani. Allora a un certo punto io mi sono chiesto: ma perché noi autori italiani, europei, abbiamo regalato agli americani un intero territorio narrativo, che era quello delle saghe fantasy, di fantascienza, distopiche? Perché non possiamo ambientarne una in Europa e scrivercela noi, invece che continuare a leggere Hunger Games scritta da un'americana, Divergent scritta da un'americana, Twilight scritta da un'americana e via dicendo? Perché non possiamo farlo noi? Quindi, con Marco Magnone, che è il mio coautore, ci siamo detti: come facciamo a trovare una via europea per questo tipo di storie, per le saghe distopiche, ucroniche, fantasy per ragazzi? E allora ci siamo detti: prendiamo Hunger Games, prendiamo I ragazzi della Via Pal, no? Che è un grande classico della letteratura per ragazzi europea. Mescoliamoli, shakeriamoli e facciamo uscire qualcosa che sia ambientato in Europa. E da questa riflessione, ok, abbiamo cominciato a parlarne, magari a cena, trovandoci così tra una birra e l'altra, è nato il progetto di Berlin, che poi abbiamo scelto ambientare a Berlino, perché per noi Berlino è davvero un po' la Gotham City europea, no? Gotham City è la città di Batman, perfetto. Allora ci siamo chiesti: ma in Europa, Batman, no? Dove andrebbe in giro? Albinea. No, forse Albinea non funzionerebbe. Milano, no, forse Milano non funzionerebbe. Parigi, ma Parigi è troppo classica, no? È troppo elegante. Berlino, che Berlino è una città più invernale che estiva, più notturna che diurna, bellissima, ma di un fascino molto oscuro. Ed ecco allora come è nato il progetto. Come hai immaginato la situazione dei vari gruppi di Berlino? Allora, i cinque gruppi di Berlin, per me e Marco, afferiscono soprattutto a cinque forme di autogoverno. Non so se è una cosa di cui vi siete accorti leggendo. Abbiamo due gruppi sostanzialmente democratici, che sono ovviamente Havel e Gropiustadt. Abbiamo un gruppo, diciamo così, anarchico. No, anarchico vuol dire che non rispetta, che non ha una legge condivisa, non ha un capo, però molto positivo, che sono i ragazzi dello zoo, ok? Non hanno un capo, non hanno delle regole, ognuno fa più o meno quello che vuole, però hanno capito che c'è una legge generale che
che prevede che la mia libertà finisca dove inibisce la tua libertà, no? Cioè, se io faccio delle cose che impediscono a te di fare delle cose, allora lì la mia e la tua libertà, no, si confrontano e forse si limitano a vicenda. Poi abbiamo un gruppo che, per usare un altro parolone, è nichilista. Nichilista vuol dire che non credono più a nulla, no? Una persona nichilista vuol dire che non crede a niente. E i nichilisti, in questo caso, sono quelli di Tegel, ok? Sono negativi, sono arrabbiati e sono convinti che nulla abbia più senso, ok? E poi invece abbiamo una specie di giunta militare. Molte regole, dei capi che non vengono eletti ma vengono decisi dall'alto, che ovviamente il Reichstag. Ora, i gruppi di Tegel nascono, scusate, i gruppi di Berlin nascono in questo modo qua. E poi anche con la voglia di ribaltare alcuni cliché. Parlavamo prima con Lorenzo, no, del fatto che a capo di Tegel c'è una ragazza di 14 anni, no? Allora, a capo di un gruppo così, se vogliamo, violento e così depresso per tanti motivi, nella letteratura classica uno ci avrebbe visto di più un maschio, no? Un maschio un po' casinista, un po'. E invece no, noi abbiamo una ragazza che poi, fra l'altro, avrà tutto un percorso nella saga, per cui scopriremo che Wolfrun è molto altro rispetto a quello che inizialmente si pensava. Nel libro Anime Scalze, il fatto che Ercole sia così coraggioso deriva anche dal fatto che sia nato e cresciuto in un contesto sociale difficile? Allora, Ercole è coraggioso. Ercole si dimostra coraggioso perché ha l'obbligo di dimostrare il proprio coraggio. E io credo che la maggior parte dei ragazzi, voi qua in questo momento, siate potenzialmente molto coraggiosi e che magari in situazioni molto complicate avreste la forza di fare delle scelte che voi nemmeno immaginate, no? Mi sposto su un altro libro mio, e Enayatollah di Nel mare ci sono i coccodrilli, ragazzino afghano che a 10 anni si trova a dover attraversare, no, mezzo Medio Oriente da solo, montagne. Ora voi direste, ma come ha fatto a fare una cosa del genere, no? Perché magari voi dite, io non riuscirei a farlo, ma non è vero, perché vi trovaste in quelle terribili condizioni e probabilmente anche voi lottereste per la vita. Ora, Ercole non è come Enayatollah, non deve lottare per la vita, però deve conquistarsi qualcosa che invece per molti di noi è dato un po' per scontato. E quindi è coraggioso per questo motivo, sì. Nel libro Anime Scalze, qual è il significato metaforico dei mostri nelle crepe dei muri? Certo. Allora, le crepe nei muri sono... Ercole vive in questa casa, che è una casa un po' vecchia, no? Una casa un poco curata, perché non hanno i soldi per metterla a posto, e quindi ci sono un sacco di crepe nelle pareti. E lui percepisce come se nei muri ci fossero dei mostri che poi escono dalle crepe. Allora, anzitutto questa immagine ha un padrino molto nobile, no? Non so se conoscete Neil Gaiman. Lo conoscete? Neil Gaiman è un autore, è quello di Coraline. Sì, sì. Avete presente? Sì. Ok, allora, Neil Gaiman è un autore meraviglioso, inglese, scrive romanzi fantasy soprattutto. E lui ha scritto un libro che si intitola I lupi nei muri. I lupi nei muri è un libro illustrato, tra l'altro illustrato da Jim Kay, che è un illustratore fantastico, che racconta di una casa in cui una bambina si rende conto che dentro i muri corrono dei lupi, e questi lupi rischiano di uscire dai muri, e quando escono dai muri, dice la mamma alla bambina, tutto sarà finito. Ora, sono le paure, no? Ora, per farla facile, questi mostri chiusi dentro questi muri sono le paure, in questo caso soprattutto, no? Ercole ha delle paure, ha dei segreti, ha delle cose che non riesce ancora a risolvere, no? Delle domande senza una risposta. Ecco, tutte quelle cose lì sono quei mostri chiusi dentro i muri. Quali sono i motivi che spingono a valorizzare la causa dei migranti e a valorizzare anche i loro diritti?
Ma allora, per me è scontato prendere atto dell'enorme fortuna che io ho avuto, che noi abbiamo avuto, a nascere in questa zona del mondo, in questo periodo storico. Fossimo nati in questa zona del mondo 70 anni fa, eravamo nel mezzo di una guerra mondiale e la nostra vita sarebbe stata molto diversa. Fossimo nati non in questa zona del mondo, ma in un'altra zona del mondo, saremmo nelle condizioni di una famiglia siriana, somala, senegalese. Non abbiamo scelto noi di nascere qui oggi. Il nostro io si è incarnato nel nostro corpo in questo momento storico, in questa zona del mondo per caso. Non ce lo siamo meritati, ok? Ora, quindi per me è normale immaginare che parte di questa mia fortuna deve diventare attenzione nei confronti di chi non l'ha avuta questa fortuna. E quindi farmi carico in questo momento, nel mio piccolo, io non sono un politico, non posso cambiare le regole della società così, non sono ricco da poter regalare soldi, no? Così tanti a tutti quelli che non ce l'hanno. Nel mio piccolo, il mio impegno, ad esempio, con le storie, è anche rivolto a queste persone perché mi rendo conto che io potrei essere quella persona. Io potrei essere quella persona. Non mi sono meritato la fortuna che ho avuto, mi è capitata. Direi che di base il motivo è questo. Grazie, noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.